State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. A proposito di Napoli, è arrivato il momento di parlare con il nostro Presidente della Repubblica. In questo momento così complicato per la nostra società, solo lui può salvarci, Re Giorgio Napolitano. In Italia un solo uomo combatte per salvare la nazione. Richiamato al trono mentre stava in mutande alle Maldive. Mannaggia Maradona! Poveraccio. Direttamente dalle guerre puniche, ecco a voi il politico usato come scudo perché spaziale le guerre dalla famigerata casta. C'è quasi 300 casta. Anni. Lui è bello, è forte, è buono. Ma se è bello pure lui. Giorgio Napolitano! Maradona! Roma è di fatto. Che bella corsa, giornate sole. Ma non è giornata di sole, però. Che bella cosa stare sul terrazzo. Bella la vita, eh. Che bella cosa tagliar la margherita. Sì. Sperando in Dio che non mi frego le dita. Presidente, dovrebbe fare una telefonata di congratulazioni alla campionessa di tiro a volo, Jessica Rossi. Mannaggia Maradona. Ma non mi rompete che tengo da fare e poi sta ragazzetta sarà la figlia di Vasco Rossi no, e a me raccomandata non mi piacciono non è la figlia, beh, presidente, veramente non è la figlia del infatti, cantante vedi. Vasco vabbù. Ma mo non è che se uno vince il torneo di scopo o di briscola lo devo chiamare. Esistono cose più importanti. Forte, no, presidente, però, La ragazzetta, come dice lei, è campionessa europea, vedi? Campionessa mondiale, campionessa olimpica e ha vinto anche i giochi del Mediterraneo e ha 5 nuovi record mondiali. Alla faccia no, c***o! È passato il telefono speciale, su, non mi fate perdere tempo. Cos'è che se la chiamo speciale? Un altro poi faccio una figura di merma. Melma. Ma possibile che nel 2013 debbo fare le telefonate con la cabina della SIP del 75. Io tengo l'osteoporoso e poi si rompono i dito. Ecco lei, zizi. Inno! Vai, inno! Oh, così glielo mettono. C'ha l'orchestra in casa. Sì, sì. Sentiamo. Carissima Jessica, a nome dell'Italia, da nord a sud, senza imprescindibili particolarismi, cioè? Vi invito i miei più sinceri e accurati auguri per l'ennesima vittoria nella disciplina di tiro a volo che senza modestia dichiaro di essere da sempre il mio sport preferito. Ma quando mai? Invito appena possibile a venire a casa mia al Quirinale a fare una sfida contro di me in persona. Capirai. Io sparerò ai piattelli e tu invece sparerai a mia moglie Clio. Così me la togli di torno e ti do pure la medaglia d'oro al valore militare e ti raccomando per il premio Nobel. Pure. Spero che queste parole giunte dal presidente Napolitano di Roma e di fatto ti riempiano di orgoglio e data la tua giovine età ti ricordo pure che ogni tanto ti devi divertire. Quindi invece di correre dietro ai piattelli sarebbe il caso di correre dietro agli uccelli. No. Ti aspetto con ansia, fai prima che poi, tuo nonno Giorgio. Presidente, complimenti, ma non crede di aver esagerato? Esagerato? Forse a 40 anni potevo preoccuparmi, ma mo che ne tengo 200, sai che c***o me ne frega a me? Anzi, preparate la macchina blu che andiamo in centro. A fare shopping? No, a spaccare le vetrine. Ecco, no. Evviva Che Guevara! M2O.